Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi come sempre Antonella E Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo Rosario Moreno, la regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, il nostro editorialista per pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, grazie, ciao a voi. E salutiamo la nostra roccia, Aaron Pettinari, capo redattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron. Ciao a tutti, buonasera a voi e a tutti quanti gli ascoltatori. Bene, Buonasera. grazie per essere intervenuto. Sappiamo che i tuoi impegni ormai sono molteplici, per cui la tua presenza ha un valore in più per noi. Bene, passiamo subito la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Allora, dico le solite cose, insomma, utilizzate la chat perché è comune a tutti i siti del network di Radio Saiuz. Quindi siamo in onda su Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Modena Noi Radio sempre da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Tutte queste web radio del network hanno un proprio sito web con la chat in comune. Ovviamente siamo in onda anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic e questa sera andiamo in onda anche sulla web TV di Facebook Live Stream e sul sito radiosaiuz.it. Mi raccomando, utilizzate la chat per interagire con noi. Vai Antonella. E ripasso la linea a Massimo Bonella per gli aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella, alle 22.04 riprendiamo qui dalla redazione di RST, Pianeta Oggi TV, Radio Saiuz TV e Pianeta Oggi TV. Innanzitutto i complimenti a Rosario, il direttore editoriale di RST, per questo network che è riuscito a creare, inizialmente in fase sperimentale, adesso ben affermato e in fase anzi di espansione. Ecco, perché di fatto adesso Radio Saiuz è una realtà ben precisa, un emittente che dà, come si può dire, che si mette insieme a quelle altre purtroppo poche di carattere locale o al massimo interregionale che crea una informazione alternativa, una informazione cioè che poi è quella la vera informazione nel senso alternativa a tutto quello che è il network di parte commerciale. Quindi detto questo, che mi sembrava anche doveroso, anzi prossimamente punteremo anche a delle piattaforme interessanti, vedremo anzi di entrare proprio nei televisori. Già oggi RST ha delle collaborazioni anche con altre emittenti, da Pandora TV a Teleidea, eccetera. E quindi abbiamo anche questo diciamo, scambio di programmazione anche con le emittenti radiofoniche in FM stereo. Faccio un esempio, una per tutti è Radio Piper di Fontana Fredda, dove va in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Quindi praticamente ecco, questa è la realtà della RST, questo logo nuovo, questa nuova immagine di Radio Saiuz che emerge sempre di più, esce come dire dal guscio e si fa una realtà ben precisa. Quindi prossimamente con le piattaforme, come mi viene in mente Mike Buongiorno quando era Canale 5, tutto straconvinto, Milano Canale 5 sarà qui, sarà di là, sarà visto dappertutto in tutta Italia, apriremo nuovi canali ancora, eccetera. Ecco, noi facciamo adesso la stessa cosa, anche noi sappiamo fare il nostro network. Bene, veniamo alle notizie. Dunque, 22.06. Allora, è appena terminata la diretta su Radio In di Palermo con Giorgio Bongiovanni che è stato ospite nel programma condotto da Mauro Faso e Dario Costantino. Il titolo della trasmissione era Rischio Tentato di Matteo, lo speciale di Radio In. Era iniziato alle 20.30 e è terminato proprio pochi minuti fa. E adesso iniziamo noi e proseguiamo questo filone antimafia. So che carissima Antonella hai un ospite molto importante proprio della stessa redazione giornalistica diretta da Giorgio. Solo una informazione, vediamo se riesco a darvi questa news che ci è arrivata
anzi sono due che sono arrivate in serata, la prima e la seguente, dunque morto a New York all'età di 73 anni, il regista Jonathan Demme, premio Oscar per Il silenzio degli innocenti, era da tempo malato, la sua prima pellicola a 30 anni, Femmine in gabbia del 1974. Poi veniamo purtroppo a una nota dolente, minacce ai giornalisti, si parla ancora di minacce, questa volta sono indirette precisamente alla giornalista di Repubblica, Federica Angeli, autrice di inchieste sulle infiltrazioni mafiose sul litorale di Ostia. Angeli è minacciata più volte già sotto scorta. Dopo aver incontrato il suo avvocato, l'auto del legale, pensate, è stata incendiata, così come un episodio simile ha riguardato l'auto della sorella. La Federazione Nazionale della Stampa ha chiesto un incontro al ministro Minniti per valutare la situazione non solo della collega di Repubblica, ma anche degli altri giornalisti minacciati. Dunque, a questo punto, alle 22:08, restituisco subito la linea a voi, Antonella Intranò e Ugo Lombardi, per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Noi ci sentiamo al termine alle 22:55 circa, che in quel momento lì andrà in onda anche il nostro settimanale Pianeta Oggi Report dalle frequenze del digitale terrestre di VTC Telefriuli, Video Telecarnia Telefriuli. A voi. Grazie a Massimo Bonella e come già detto da te ci risentiamo più tardi. Allora abbiamo questa sera con noi Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com, al quale diamo nuovamente il benvenuto. Aaron, giusto così per chiosare, l'ultima notizia che ci ha passato Massimo Bonella mette in luce ancora una volta la pericolosità del far bene il proprio mestiere. Assolutamente sì. Cioè, i dati purtroppo in Italia sono chiari in questo senso, in Italia come nel resto del mondo, insomma, per quanto riguarda le minacce e le intimidazioni che ci sono per diversi colleghi. In Italia stanno migliorando più o meno i dati. Mi sembra che proprio oggi dovrebbe esserci stato il Sì. rapporto di Reporters Sans Frontières su. Abbiamo guadagnato qualche posizione rispetto al passato, ma è un dato di fatto che ci sono state, continuano a esserci minacce, intimidazioni, querele temerarie e quant'altro nei confronti dell'informazione. Io credo che oltre al discorso che ci può essere proprio per le intimidazioni e gli attentati in qualche maniera. Ci siano anche da mettere, da annoverare anche le querele temerarie nel diritto o diciamo, nella serie di attacchi contro l'informazione, contro i giornalisti. Oggi non si spara più, probabilmente non è un caso che non sono stati uccisi più giornalisti da qualche tempo, però almeno per quanto riguarda l'Italia, però questo non significa che la situazione non sia grave. Nel resto del mondo muoiono anche colleghi giornalisti. Mi viene da ricordare Pablo Medina in Paraguay, ma anche di recente in Messico. Di fatto ci sono interi redazioni che stanno chiudendo anche proprio per il fatto che lì ci sono i cartelli dei narcotrafficanti che appena dici una parola, insomma, intervengono pesantemente anche togliendo la vita. In Italia per fortuna non è così, però insomma, ecco, credo che episodi come questo di oggi sono molto gravi e sicuramente alla collega va tutta la nostra solidarietà. Ah certo, sì, senz'altro, questo è poco ma sicuro. Tornando alle pagine di antimafia2000.com, non possiamo fare a meno di commentare con te la sentenza che è stata pubblicata giovedì ultimo, 20 aprile, sentenza sul Borsellino Quater, ergastolo per i boss, Scarantino indotto a commettere il reato. È una sentenza importantissima questa, Aaron, soprattutto perché per la prima volta è stata stabilita l'induzione di Vincenzo Scarantino a mentire, riportando così l'attenzione sul depistaggio istituzionale.
Questa è stata una precisa indicazione della Corte d'Assise di Caltanissetta in sentenza. E questo secondo te, Aaron, è il segno che qualcosa può cambiare rispetto alla possibilità di raggiungere una verità completa rispetto alla strage di Via D'Amelio? Ma io non so se arriveremo a una verità completa, posso sicuramente dire che questo è un passaggio fondamentale, una sentenza storica, come così l'ha definita anche sia Fabio Repici, l'avvocato di Salvatore Borsellino, che Calogero Montante, l'avvocato di Vincenzo Enzo Scarantino, che è stato appunto non condannato, il reato è stato prescritto, ma comunque ha questa voce che è fondamentale. Proprio quella del viene riconosciuta l'induzione, il reato è prescritto in quanto viene riconosciuta l'induzione, l'attenuante, l'induzione ad aver compiuto quelle false dichiarazioni. Di fatto, con questa sentenza si riapre tutto quanto uno spaccato con le carte che sono state rinviate alla procura, tutti quanti gli atti del processo, le trascrizioni di udienza del processo sono state rinviate alla procura per stabilire se qualcuno ha mentito. Se ci sono magari dei episodi che possono essere approfonditi, mi riferisco per quanto riguarda l'induzione, chiaramente a fare l'induzione sono stati uomini di Stato. Se si Ecco può. Aaron, perdonami, prima di andare avanti, giusto perché magari ecco, non tutti gli ascoltatori possono ricordare, vuoi un attimo per cortesia riportarci quello che è stato il ruolo di Scarantino? Un breve accenno, tanto per inquadrare meglio la situazione, insomma. Ma il ruolo di Scarantino a un certo punto della sua storia criminale, non certamente quella di un mafioso, ma di uno spacciatore di droga, di uno che rubava auto, cioè di spacciatore di droga, non di uno che rubava auto, aveva a che fare con degli ambienti criminali, ma certamente non era un mafioso. Di fatto nel 1994 Scarantino viene arrestato dopo che c'erano state già delle indagini del 1993, nei primi anni 90 viene arrestato perché c'erano state appunto le prime indagini dopo le stragi e c'erano stati un altro collaboratore di giustizia, Salvatore Candura. E altri soggetti che lo tiravano in ballo, anche loro in qualche maniera condizionati, finiti a entrare nelle mani della polizia, capeggiata allora dal questore Arnaldo Labarbera, che va ricordato nel decreto di archiviazione, gli stessi PM descrivono Arnaldo Labarbera come l'autore proprio del depistaggio. Decreto di archiviazione di indagine contro i poliziotti che hanno compiuto, appunto, avrebbero compiuto questo depistaggio. Di fatto, Scarantino riesce dopo una lunga. Inizia a collaborare con la giustizia dopo che c'è stata una lunghissima detenzione, una lunghissima serie di colloqui investigativi in cui questo ragazzo, questo balordo. Come oppure lui si definisce il pupo vestito, si autodefinisce in questa maniera, è stato condizionato, ha subito violenze, botte, percosse e quant'altro, con tantissime violenze nei suoi confronti e anche nei confronti della sua famiglia. Sarebbe stato quindi, a mio avviso è stato, perché questo è quello che ritengo io, è stato indotto appunto a mentire, a collarsi il furto della 126 che poi ha fatto saltare in aria Paolo Borsellino il 19 luglio del 1992. La verità è stata riscritta in parte con questo processo. La nuova verità ce l'ha raccontata Gaspare Spatuzza su quel furto della 126, dicendo appunto che Scarantino nulla c'entrava, raccontando tutti i dettagli del furto dell'auto, dell'imbottitura dell'esplosivo e quant'altro. Scarantino, per anni ci sono stati due processi che si sono basati sulle dichiarazioni di Scarantino e dei falsi pentiti, Andriotta, Pulci e Candura, e di fatto
Questi due processi adesso saranno oggetto di revisione, sono state condannate delle persone che non c'entravano nulla con la strage e sono oggetto di revisione. Per quanto riguarda appunto il Borsellino Quater, quindi possiamo parlare sicuramente di sentenza storica, perché appunto si ritorna a parlare finalmente del depistaggio e del fatto che qualcuno comunque ha agito in questo senso, e ad agire sono stati uomini delle istituzioni, ahi noi. Questo va bene, ma Aaron, ma ci sono ancora dei punti che credo non siano stati chiariti, e per questo mi pare che sia stata rimandata alla procura. Mi riferisco all'agenda rossa, di cui non si sa più nulla, e mi riferisco ai veri mandanti di fattura politica, tranne alcuni nomi. Diciamo, nel processo queste verità non sono state ancora emerse, non sono emerse. Beh, al contrario, sono emerse, ma diciamo che non abbiamo un processo, cioè nel senso che durante il processo queste prove sono state vagliate. Il processo Borsellino Quater, che è stato in corso in questi anni e che finalmente si è concluso, di fatto ha vagliato tutti quanti questi tipi di prove. Si è parlato dell'agenda rossa, si è parlato dell'agenda rossa scomparsa, si è parlato dell'uomo, è venuto a testimoniare l'uomo che non ha avuto il processo e che però è evidente che ha avuto un ruolo in tutta quanta quella vicenda. Parlo del tenente colonnello Arcangeli, o Arcangioli che si voglia dire, un soggetto che è stato fotografato e anche ripreso con in mano la borsa di Paolo Borsellino nel giorno della strage, quando ancora le auto erano fumanti attorno a lui. C'è da valutare anche, appunto, hai detto bene, i mandanti al volto coperto, ma mi viene da dire anche i mandanti, o non solo i mandanti, ma anche gli esecutori dal volto coperto. Gaspare Spatuzza, tra le altre cose, quando parla della bomba del caricamento dell'esplosivo nell'auto Fiat 126, descrive un soggetto dicendo che quello non è cosa nostra, non era uomo di cosa nostra. Quindi questo significa chiaramente che dietro quella strage non c'era solamente la mafia, ma gli elementi che ci fanno pensare questo sono molteplici. Ci devono spiegare, per esempio, per quale motivo ci dovrebbero spiegare per quale motivo si è imboccata la strada appunto di Scarantino con certezza assoluta e non si è capito che quello in realtà non era altro che un colossale depistaggio. Ci sono delle responsabilità che andrebbero cercate, che non riguardano forse solo la polizia, forse anche qualche magistrato, quasi sicuramente il capo della procura Tinebra, mi viene da pensare, o perlomeno sicuramente ha avuto anche lui un qualche ruolo. Tinebra ci dovrebbe spiegare per quale motivo, anziché chiamare nei giorni dopo la strage, anziché convocare le forze di polizia, convoca il numero 3 del SISD, Bruno Contrada, l'allora numero 3 del SISD, Bruno Contrada, e guarda caso, coincidenza o meno, tra le varie carte, tra le varie informative che vengono prodotte proprio dal servizio di sicurezza, c'erano un paio dove si parlava della Guadagna, il luogo da cui proviene Scarantino, e addirittura viene tracciato un quadro criminale di Scarantino evidenziando le sue parentele con Salvatore Profeta che era un membro mafioso. Ma proprio su questo personaggio, su questo pentito Scarantino, credo siano sorte dei, chiamiamoli così, pettegolezzi o delle polemiche sul comportamento della dottoressa Boccasini, perché c'è stata una confessione, credo che sia stata raccolta dalla stessa dottoressa, poi magari lo stesso Scarantino prima è stato ritenuto credibile, poi non è stato ritenuto più credibile. Che ci puoi dire a questo proposito? In questo proposito posso dire che la dottoressa Boccasini, che ha scritto una lettera, avrebbe scritto una lettera, è stata trovata solamente alla procura di
Tanisetta, in cui prendeva insieme al dottor Saieva le distanze da Scarantino, dicendo che era di fatto un patacaro, che era uno non credibile, in quanto c'era stato l'interrogatorio in cui Scarantino aveva iniziato a parlare, a tirare in ballo dei capi della mafia, della cupola, che stavano diventando in quel momento collaboratori di giustizia, e a una riunione deliberativa dicendo che lui era presente. Quando sono stati fatti i confronti tra questi mafiosi e Scarantino, ovviamente i mafiosi hanno detto: ma questo chi è? Dove l'avete preso? La Boccassini ha fatto i primi interrogatori, è una delle autrici dei primi interrogatori ufficiali di Scarantino, è anche colei che autorizza alcuni colloqui investigativi che non hanno ragione di essere dopo che il collaboratore di giustizia ha già iniziato appunto la propria collaborazione. Li ha autorizzati al carcere di Pianosa, quindi dovrebbe spiegarci per quale motivo ha autorizzato questi colloqui investigativi, a che fine, a che pro. È a Pianosa che probabilmente Scarantino ha subito diverse violenze, in base ad alcune testimonianze. La dottoressa Boccassini, quando è venuta in aula, ha detto di non ricordare, di non sapere questo, che non ricordava che aveva firmato lei questi colloqui investigativi, aveva autorizzato lei. Per quanto riguarda la prima fase di collaborazione di Scarantino, lei che dopo dice non c'erano dubbi, assolutamente nessun dubbio, questi dubbi non erano stati manifestati all'inizio, anzi tutt'altro. Ci sono immagini, dichiarazioni di una conferenza stampa dove assolutamente con toni entusiastici sia Tinebra che la Boccassini che la Barbera parlano proprio di Scarantino. All'inizio parliamo della sua collaborazione, quindi nell'estate, giugno, da giugno in poi, a giugno inizia la collaborazione, nel 94 in poi. Insomma, questo processo definito giustamente storico, con risultati eccellenti, presenta dei lati oscuri, tant'è che alcuni azzardano a definire il contenuto di questo processo non una trattativa, ma un baratto. Che ne pensi? Ma diciamo che il processo Borsellino, diciamo che è la procura, diciamo, ha escluso che Paolo Borsellino avesse avuto informazioni della trattativa che era in corso tra i carabinieri e pezzi dello Stato. Quello che sono le prove che sono state portate in aula e che anche quelle che non sono entrate in questo processo, perché il motivo per cui loro dicono, rispetto a quanto avevano scritto nella richiesta di rinvio a giudizio, hanno modificato questa loro impostazione, sarebbe perché Massimo Ciancimino si è avvalso della facoltà di non rispondere durante il processo. Questione un po' debole, diciamo che il Borsellino Quater in sé, che ha ascoltato diversi testi che sono stati sentiti anche a Palermo, ha affrontato il tema della trattativa quasi di riflesso, non può entrare nel merito del se ci sia stata la trattativa oppure no, e non ci sono nemmeno entrati i magistrati, se vogliamo proprio dirla tutta. Per quanto riguarda invece la questione del baratto, io credo che l'uccisione di Paolo Borsellino, è ovvio che avesse saputo qualcosa, ce lo dice chiaramente lo stesso, ce lo dice proprio Agnese Borsellino, a meno che qualcuno non voglia sostenere che la signora Borsellino era una pazza visionaria quando diceva che Subrani aveva saputo dal marito che Subrani era punciuto, oppure che vedeva la mafia in diretta, cioè, queste non sono cose piccole. Punciuto nel gergo mafioso significa che è intraneo a Cosa Nostra. Quindi come la mettiamo? Il generale Subrani era il superiore di Mori e De Donno, e sono quelli che poi hanno fatto la trattativa con Ciancimino Vito, il sindaco mafioso di Palermo. Quindi appunto la storia deve essere
sviscerata deve essere tutt'altro che essere definitivamente scritta. Ripeto, c'è anche ora un processo in corso a Palermo che proprio su questo spiegherà, vedremo quello che emergerà. Anche qui si va verso la fine, siamo verso la fine. Anche perché questa, scusami Antonella, stava, questo percorso credo metta in evidenza la presenza di una regia occulta in grado di tirare le fila di tutte le figure istituzionali, dalla più grande alla più piccola, e credo di poter dire che siano stati quindi coinvolti gran parte non solo dei rappresentanti dell'apparato dello Stato, ma anche persone che avrebbero esattamente dovuto fare il contrario, cioè pur essendo apparato dello Stato avrebbero dovuto difenderlo. Quindi voglio dire, c'è un regista che sta tirando le fila e quindi sta conducendo la gestione di questa faccenda. Sì, un regista occulto. Sicuramente sì, cioè nel senso, una regia da questo punto di vista c'è stata, e il Borsellino Quater ha anche raccontato questa regia, se vogliamo, in qualche maniera. E una regia occulta l'abbiamo vista durante il processo, proprio con tutta quanta la vicenda, quella dell'agenda rossa della borsa è una su tutte, ma penso che la cosa più grave è proprio quella che c'è stato un depistaggio che dimostra che ci sia stata una regia occulta alta. Non l'hanno voluto il depistaggio i mafiosi, perché non era la mafia che doveva essere protetta nella strage di Borsellino, ma probabilmente qualche apparato di Stato deviato che ha partecipato in qualche modo alla strage, o quindi penso all'uomo che ha detto Spatuzza, o qualche soggetto che è andato a prendere quell'agenda rossa su cui non sappiamo cosa ci fosse scritto, ma magari lo possiamo intuire proprio alla luce delle dichiarazioni che aveva fatto Agnese Borsellino. Aaron, Fabio Repici ha dichiarato che la sentenza di oggi, riporto le sue parole, restituisce dignità alla giustizia sulla strage di Via D'Amelio e va riconosciuta ai componenti della Corte d'Assise di aver servito il paese. La Procura dovrà adesso verificare le responsabilità dei criminali al servizio delle istituzioni, perché dietro il depistaggio ci furono anche apparati dello Stato. La sentenza, infine, è la sconfitta della Procura della Repubblica di Caltanissetta, perché ricordiamo, in passato c'è stato un po' di frizione, un po' di attrito. Sì, ci sono stati un po' di attriti con la procura, tra la parte civile di Salvatore Borsellino e la procura di Caltanissetta, tanto da indurre Salvatore Borsellino ad un certo momento a dichiarare di non voler più partecipare alle udienze, perché mi sembrava ci fosse una banalizzazione. Sì, diciamo che la motivazione per cui Salvatore Borsellino voleva allontanarsi dal processo era data da un fatto, ovvero la mancata audizione del capo dello Stato Giorgio Napolitano. E questo fatto aveva portato ad avere Salvatore Borsellino ad avere una sfiducia nei confronti di questo processo. Fabio Repici e altri collaboratori Salvatore Borsellino hanno trovato il modo comunque di convincerlo a restare all'interno del processo, e alla fine è arrivata questa che sicuramente è una vittoria, sicuramente di Calogero Montante, che è l'avvocato di Scarantino, ma anche della parte civile di Salvatore Borsellino e quindi di Fabio Repici, perché loro sono stati gli unici ad aver chiesto l'assoluzione di Scarantino, proprio puntando sul fatto che devono essere riconosciute le attenuanti per l'induzione alle false dichiarazioni. Quindi quello che è emerso è sicuramente una vittoria da parte di questa parte civile. Questo significa che c'è anche una speranza. Per quanto riguarda la frizione tra la procura e Salvatore Borsellino, purtroppo ci sono stati diversi episodi. L'ultimo a mio avviso comunque grave e triste è proprio quello che il giorno dell'arringa di Fabio Repici la procura non era presente nei banchi del tribunale. Questa è una cosa che
ha fatto male, fa male a, a chi cerca verità e giustizia, fa male, ha fatto male a Salvatore Borsellino, ha fatto male sicuramente, non è stata una bella pagina, ecco, diciamola, no, diciamola sì. Così che, sì. Con tutto il rispetto che si può avere con una procura che comunque sta portando avanti anche delle indagini delicate, che ha fatto comunque un lavoro lungo, importante, estenuante nel cercare di ricostruire la verità su queste stragi, che sta conducendo ancora indagini importanti, penso a le indagini su Confindustria, sulla Saguto, le indagini sempre sulle stragi, sui mandanti esterni. Non l'ho detto io, l'ha dichiarato Bertone, il procuratore capo, che si sta indagando sui mandanti esterni. Non l'ho detto io, l'ha detto Bertone, che sulla vicenda dell'agenda rossa ci sono degli elementi per cui si dovrebbe tornare ad indagare. Ricordiamoci che anche Fabio Repici aveva detto, ha dato un assist in questo senso alla procura, ricordando in qualche maniera che Arcangioli non ha rinunciato alla prescrizione, quindi in qualsiasi momento si potrebbe in qualche maniera trovare il modo di insistere a indagare su questo soggetto, o su chi ha puntato su questo soggetto, perché chiaramente Arcangioli non possiamo pensare che abbia agito da solo. Poi altri aspetti che penso, appunto, la procura sta anche indagando, la procura di Caltanissetta, sull'attentato a Nino Di Matteo, a Scarpinato, su tutte quante queste vicende delicate, sulla Daura. Ci sono tanti aspetti, tante cose delicate, e con tutto il rispetto anche ci sarebbe stata un'effrazione nella procura di Caltanissetta proprio nei giorni prima della sentenza del Borsellino Quater, e questo può portare anche a un po' di preoccupazione, tenuto anche in considerazione il fatto che in quella procura comunque è una verità che sono in sottonumero i magistrati rispetto a questa mole di lavoro che vi ho appena descritto. Ed è lo stesso avvocato Repici, scusami Aaron, che ha ritenuto di definire alcuni testimoni o possibili testimoni renitenti. Mi riferisco al Truman Show in salsa horror, così definita, quando si è riferito al presidente Napolitano. Sì, di fatto sì. È una delle frasi che ha detto durante l'arringa. Diciamo che perché se si mettono in fila proprio tutte le cose che sono accadute in questo processo, veramente sembra di essere in un Truman Show in salsa horror. L'aspetto di Napolitano che non si è presentato, non si è voluto presentare, sfuggendo a un normale diritto di un diritto, di un dovere di qualsiasi cittadino italiano, che è quello di testimoniare e offrire il proprio contributo di verità, è l'ultimo capitolo, è uno degli ultimi capitoli che c'è stato nel corso di questo processo. Abbiamo assistito veramente di tutto, testimonianze assolutamente, cioè abbiamo assistito a magistrati a confronto con la moglie di Scarantino, che hanno fatto una pessima figura nei confronti di questa donna, donna che ha vinto il confronto, assolutamente è uscita vincitrice dal confronto con certi magistrati, con certi funzionari di polizia. La signora Basile è uscita veramente vittoriosa, sia nei confronti riguardo al confronto che c'è stato con la dottoressa Palma che quello con Mario Bo. Su questo penso di non poter essere smentito da nessuno. Ma insomma, volendo tirare, diciamo così, un po' le fila, anche se non è finito ancora nulla, credo, come dicevi tu giustamente, siamo forse ancora all'inizio delle indagini. L'apparato, diciamo, costituito da pezzi dello Stato che sono ancora lì fermi, così come è tutta l'organizzazione malavitosa con cui c'è stato, ci sarebbe o c'è ancora probabilmente un accordo, una specie di contratto. Ecco, tutte queste istituzioni
così come le abbiamo riconosciute in questo processo riferite al 92, credo che non si possa ancora dire che non ci sono più. Ci sono ancora questi elementi, ci sono ancora questi personaggi, ci sono ancora queste strutture che fanno acqua da tutte le parti, o no? Ma a mia opinione la trattativa non si è mai fermata, è sempre andata avanti. È come qualcuno che voleva, qualcuno vorrebbe dire che oggi la mafia non c'è più, non è più pericolosa, perché i boss mafiosi sono finiti tutti quanti in galera. Certo, sono finiti in galera quegli stragisti, una parte di quegli stragisti, ce n'è ancora uno in libertà, si chiama Matteo Messina Denaro a Castelvetrano. Tra l'altro, oggi, coincidenza vuole che il 26 di aprile è data del suo compleanno e coincide con quella del magistrato Antonino Di Matteo. Di fatto, Messina Denaro è l'ultimo stragista, appunto, che dicevamo in libertà. Sono stati messi in galera tanti mafiosi: Riina in galera, i Graviano sono in galera, Bagarella in galera. E sono condannati all'ergastolo a 41 bis, probabilmente ci moriranno come è morto Bernardo Provenzano. Quello che voglio dire però è questo: che la mafia comunque continua a essere più forte, anzi, forse è ancora più forte rispetto a quella di un tempo. Lo dicono i numeri, lo dicono le inchieste: 150 miliardi di euro l'anno. Approssimati per difetto che vengono guadagnati le criminalità organizzate, si parla di una fitta rete, la mafia è andata in Parlamento. Fino a qualche tempo fa abbiamo avuto avevamo il senatore Marcello Dell'Utri, c'era Cuffaro, abbiamo in questo momento anche soggetti come Caridi, che è sotto processo a Reggio Calabria, che viene accusato dalla Procura di Reggio Calabria di essere parte degli invisibili di questa struttura, diciamo, di questa struttura che ha in sé pezzi anche delle istituzioni, pezzi della borghesia, pezzi della finanza. Questa è la mafia oggi, ma non è, vedete, non è niente di nuovo. È come dice, quando Pippo Fava diceva: ma quella mafia, la mafia vera, i mafiosi veri sono in Parlamento. Lo diceva Pippo Fava negli anni Ottanta, lo diciamo oggi noi. Chi non lo vuole vedere, penso che abbia qualche problema di vista, se vogliamo, dobbiamo essere buoni. Bene, Aaron, un attimo Sono soltanto, c'è caduti. stato un piccolo problema con Bari che sono caduti in questo momento. Allora, Aaron, ci sei? Carpo Eccoli qua. No, no, perché capita ogni tanto che Sì, certo. siamo sempre in rete, quindi chiediamo scusa ai nostri ascoltatori, ma ecco che abbiamo ripreso. Siamo tornati, sì, abbiamo avuto un piccolissimo problema di linea, purtroppo. Sì, Ecco, Aaron, non so quindi. se avete sentito la parte finale, i radioascoltatori penso di sì. Sì, si è arrivato Vabbè, ci tutto. accontenteremo del fatto che l'abbiano ascoltata loro. Ma ecco, Aaron, riprendendo una domanda che si ritrova nello stesso articolo a firma tua e di Miriam Cucco, se non sbaglio, no, Francesca Mondin, proprio giusto, relativo alla sentenza. La domanda che voi ponete è: chi aveva interesse al depistaggio? Sì, chi aveva interesse al depistaggio è la domanda chiave. Principe, sì. Sicuramente non Cosa Nostra, come dicevo prima, perché non è Cosa Nostra che prende l'agenda rossa in mano, e non è. Sì, Cosa Nostra fa l'attentato, probabilmente per conto di È il qualcuno, di braccio. qualcuno, ma non è certo Cosa Nostra che vuole fare il depistaggio per accusare altri pentiti di mafia. Cioè, c'è un qualcosa che non torna in tutto quanto questo concetto di Cosa Nostra, perché c'è stato chi ha detto che si voleva proteggere la famiglia di Brancaccio, tirandola fuori dalle sue responsabilità, ma così non è stato, così non è vero, perché una delle tante domande che restano da chiarire è proprio chi ha detto a Scarantino del coinvolgimento di soggetti come Tinnirello, come
adesso l'altro nome che mi sta sfuggendo, chi ha parlato a Scarantino della autocarrozzeria di Orofino, che lui la mette, la inserisce nel quadro come il luogo in cui viene caricata la macchina, viene aggiustata la macchina e quant'altro. In realtà, perché questo? Perché le targhe provengono da quel luogo, e ce lo racconta Spatuzza questo dettaglio. Quindi qualcuno gliel'ha detto a Scarantino che quelle targhe erano della carrozzeria di Orofino. Quindi certo, ci sono degli elementi che sono evidenti, e anche appunto il tirare in ballo dei soggetti come Tagliavia, appunto, adesso mi sono ricordato il nome, o come Tinnirello, per quanto riguarda proprio la strage di Via D'Amelio della famiglia mafiosa di Brancaccio. Quindi non era vero che veniva tirata fuori Brancaccio. Scarantino fa i nomi, addirittura dice riconosce in fotografia i fratelli Graviano. Qualcuno glielo dice di riconoscere, se li voleva tenere fuori non nominavi i fratelli Graviano, che poi dopo sono stati condannati. Ma lo stesso Spatuzza fa il nome, a proposito della presenza di una persona che non appartiene a Cosa Nostra, nel garage di Villa Sevaglia, fa il nome di un funzionario di Lorenzo Narracci, un funzionario del SISDE, o sbaglio? Non è che ha fatto il nome, dobbiamo essere corretti, non ha fatto il nome. Se forse avesse fatto il nome, probabilmente si sarebbe trovato accanto a Ciancimino. Diciamo che ha detto che gli somiglia tanto. Ci a correggere, allora essere lui, ma non sono sicuro, perché non sono sicuro che è lui, e quindi dico che non sono sicuro. Quindi bisogna correggere questa affermazione, certo. Non solo, è anche il discorso, è anche questo. In realtà, in sede di processo, Spatuzza ha anche dichiarato: io il nome l'ho fatto, lo potrei anche fare, cioè nel senso, no, il nome, il riconoscimento l'ho fatto, io ho questa diapositiva, questa dichiarazione che lui ha detto, però io non lo so chi è, non lo so, anche perché ha fatto intuire potrebbe essere qualcuno che si occupa anche della sicurezza mia e quella dei miei figli, che ne so io. Quindi non era possibile, certo, fa intendere che comunque teme che insomma, che una dichiarazione più palese possa metterlo in pericolo. Non lo ricorda bene che è una fotografia, una diapositiva, ha parlato in termini probabilistici, purtroppo con i termini probabilistici non si fa niente. Fa poco. Infatti, Aaron, il procuratore capo di Caltanissetta Amedeo Bertone, come dicevamo anche, come dicevi tu poco fa, ha commentato la sentenza dichiarando che l'esito di questo processo è un risvolto positivo non solo per l'ufficio ma anche per i familiari delle vittime. In ultima analisi dice: non so se ci sarà un altro processo, ma ci sono temi che devono essere ulteriormente sviluppati e l'esito del processo offre spunti per altri approfondimenti. Ora, dal tuo punto di vista, considerata l'esperienza e considerata l'osservazione dei fatti diretti che hai avuto, c'è effettivamente la concreta possibilità che si possa andare ad approfondire questi spunti offerti dalla sentenza? Abbiamo speranza? Io mi spero e mi auguro di sì. Cioè, intanto la procura comunque, con gli atti che riceve, deve agire d'ufficio quantomeno per aprire un'indagine. E poi da questa indagine si vedrà se si arriverà a un procedimento oppure no. Da quello che ho avuto modo di vedere io, credo che ci sono gli elementi per poter intervenire, per poter agire. Credo anche che si poteva intervenire ed agire anche in passato, quando è stata archiviata, però sì, questa è la mia opinione. Poi dopo le prove concrete sono date dalle dichiarazioni di tre tra virgolette falsi pentiti. Che affidabilità possono avere tre falsi pentiti? Fino a che punto diventano affidabili? Questi sono gli interrogativi che entrano nella giurisprudenza, ma è un dato di fatto che certi soggetti sono stati in qualche maniera condizionati dalla squadra mobile, da quei soggetti
da qualcuno, se non vogliamo parlare di quei soggetti parliamo di qualcuno all'interno delle istituzioni comunque li ha condizionati. Chi si occupava della sicurezza di questi collaboratori di giustizia erano uomini del gruppo che allora si chiamava Gruppo Falcone e Borsellino. Ci sono addirittura delle aggiunte nei verbali che Scarantino aveva nella località protetta in cui si trovava, con i poliziotti che facevano gli appunti per aiutarlo a poi fare le deposizioni in aula. Cioè, ci sono degli elementi tra questi, tra l'altro c'è una scritta che non è stata riconosciuta. Ci sono attualmente dei soggetti che sono sotto indagine a Caltanissetta e che sono emersi durante questo processo, sono emersi i nomi di questi soggetti. E quindi si vedrà, ripeto, le speranze che si possa arrivare a una verità completa non deve essere mai lasciata. Questo processo ha già stabilito che c'è stata un'induzione da parte di qualcuno nei confronti sicuramente di Vincenzo Scarantino. Certo, ha stabilito dei paletti molto importanti, insomma, è la prima volta perlomeno che si giunge ad una sentenza di questo tipo. Un'altra cosa volevo chiederti, Aaron, questa sentenza è passata in sordina, non vi è traccia sui giornali, non mi pare che i telegiornali ne abbiano riferito qualche cosa, siamo di fronte al solito muro di silenzio che è di omertà, mi sembra scorretto aggiungerlo, che avvolge tutte le attività che riguardano i processi sulla strage di via D'Amelio, sul processo trattativa Stato-Mafia. Insomma, i giornalisti, gli informatori non perdono occasione per confermare la loro indifferenza e la loro colpevole indifferenza rispetto a questi avvenimenti. Ma diciamo che questo è un processo scomodo proprio per tutto quello che di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Sì, ad ora, certo. Salvo qualche quotidiano, penso al Fatto Quotidiano, e noi. E non me ne vengono in mente altre a parte. Di fatto lo spazio non è stato dato né nella sentenza né in tutte quante le udienze del processo. Mi è capitato di vedere il giorno dopo la sentenza quattro righe sul Corriere della Sera e mi sembra Radio Radicale, mi sembra cinque righe sul Corriere della Sera. Repubblica sì. Credo che abbia fatto qualcosa nell'edizione di Palermo, non nella nazionale, dovrei andare a verificare per esattezza. Sì, c'è stata, secondo me l'informazione non ha fatto un bel servizio e non sta facendo un bel servizio in questo senso neanche al processo trattativa, dove ci sono state delle udienze importanti, magari non di recentissimo, però ci sono state udienze importanti, a nostro avviso sono tutte importanti, le abbiamo seguite e le stiamo seguendo praticamente tutte, è necessario parlare di quel segmento di storia per scoprire la verità, ma per capire proprio quello che è successo, il 92, il 93, il 94, quello che è venuto dopo, capire dove siamo oggi, dove siamo arrivati oggi, passa necessariamente dalla verità di quel biennio di stragi. Aaron, oggi è il compleanno del dottor Nino Di Matteo. Sì. Cosa gli vuoi regalare? Cosa gli voglio regalare a Di Matteo? Sì. Sarebbe da regalargli un po' di serenità, quella che probabilmente in questo momento non vive o non ha modo di vivere. Scusa, sarebbe bello regalargli un po' di vita normale. Mi verrebbe bello. Sì. Aaron, scusa se ti interrompo, ma non è a caso, perché tu l'hai detto, io avevo la stessa parola in mente, precisa. Sì, infatti. La serenità, ecco, avrei detto la stessa cosa, guarda. Guarda, per farvi un esempio molto semplice, non so se vi ricordate qualche anno fa un'intervista delle Iene al dottor Di Matteo. Sì. Ecco, mi verrebbe a regalargli una partita allo stadio, ripeto, un po' di vita normale. Lui diceva prima o poi ci ritornerò allo stadio, un po' di vita normale meriterebbe
il dottor Di Matteo per tutto quanto quello che ha passato e per quello che magari per vedere le competizioni sta quotidianamente vivendo, una vita blindata non, in quella maniera non si augura a nessuno, assolutamente. Aaron, magari per vedere qualche competizione non truccata. Quello è un altro aspetto, cioè, viste le ultime notizie, ci siamo resi conto che la criminalità organizzata, la mafia, pare essere molto molto interessata anche ai club calcistici. No, questo c'è sempre stato il rapporto tra ci sono stati contatti in passato, ci sono contatti adesso, ci sono, poi dopo variano da situazione a situazione, ma il rapporto nel mondo delle scommesse in qualche maniera non possiamo non pensare tutto ciò che genera e produce soldi alla mafia ha un qualche interesse. Adesso le ultime cose di cui si sta occupando la commissione antimafia che riguardano determinati club, determinate situazioni, stanno portando alla luce alcuni aspetti che possono anche essere gravi, devono essere sicuramente approfonditi, vagliati. Certo non è una cosa bella che magari uno sport tanto bello come io amo il calcio venga anche lui inquinato con queste cose, ma penso che sia una conseguenza diretta dal fatto economico, che il calcio fa girare tanti soldi, tanto denaro, e quindi è diretta conseguenza. Certo. Aaron, un tuo commento rapidissimo, visto che siamo praticamente in chiusura, rispetto a quello che è successo alla dottoressa Lia Sava, il procuratore aggiunto Caltanissetta. Pare che qualcuno si sia tranquillamente infiltrato nei suoi uffici, abbia consultato il suo computer, l'abbia lasciato acceso e che sia entrato senza forzare la serratura. Sì, lo accennavo prima di questo discorso degli ingressi, delle frazioni nella procura di Caltanissetta, con sì, non solamente il sospetto è anche che siano entrati in quello nella stanza del dottore Stefano Luciani. Sì. Diciamo questo, che praticamente sicuramente è un aspetto grave. Penso che le autorità preposte, mi auguro che il prima possibile facciano luce su questo fatto. I pensieri possono essere tanti, di tanti tipi, sul perché, su quale indagini abbiano volevano, diciamo, indagare o cioè, che segnale volevano dare. Bisogna capire bene il tipo di segnale che volevano dare. Le inchieste che la procura di Caltanissetta ha in mano ve le ho accennate prima. Esatto. Sono diverse, importanti, di un certo peso, infatti, che si è andati dritti sul caso Montante. Io non lo so, non ho gli elementi per dire sì, è il caso Montante, che cioè non so come se ne sono usciti i colleghi che si pensa che è il caso Montante, non ne ho idea. Io non faccio fatica a sceglierne uno rispetto a tutti quanti quei casi di cui abbiamo parlato in precedenza, insomma. Certo, ecco. Comunque chi desidera approfondire o comunque leggere un'opinione in merito, oltre ad aver ascoltato la tua, Aaron, può leggere l'editoriale di Saverio Lodato, che è sempre sul sito antimafia2000.com. Bene, alle 22:54, Aaron, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera. Mille in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. E buon lavoro. Grazie, sempre. Grazie mille. Sempre buon lavoro. E grazie. Sempre grazie e buon lavoro a tutta la redazione di antimafia2000.com. Bene, in chiusura chiedo a Massimo Bonella se ci sono aggiornamenti da comunicare ai nostri ascoltatori. Sì, ce n'è uno, dunque notizia di cronaca appena giunto, c'è anche il lancio sul televideo se poi qualcuno vuole approfondire meglio. Dunque c'è un incidente grave sul lavoro, si ribalta una gru, c'è un morto, dunque vediamo di capire un po' meglio qui tra le notizie che mi arrivano. Un operaio romano di 57 anni, di fatto schiacciato da una gru mentre era al lavoro in un depuratore. L'uomo è morto, ricordiamo che stava manovrando questa gru quando si è ribaltato. L'incidente è avvenuto in un cantiere di Roma nei pressi del quartiere di Montesacro. E con questa notizia
Triste alle 22:56, direi di chiudere qui questa parentesi, questo aggiornamento delle notizie nell'ambito di Osservatorio Antimafia. Guardavo se c'era beccato qualche altra cosa da poter ricordare. Beh, ce ne sarebbe, sì, tanto ecco, siamo sempre, diciamo, nella tristezza e qui ricordiamo Chernobyl. Se un extraterrestre, che noi trattiamo questo argomento perché abbiamo dei documenti che appunto certificano questa presenza di extraterrestri, per noi motivo sempre di approfondimento. E io dico che questi signori, che se volevano conquistarci l'avrebbero già fatto da tempo, però stanno controllando quello che noi combiniamo su questo pianeta. Oggi si parla addirittura di venti di guerra, ad esempio la Corea del Nord. C'è Pechino che è preoccupato. Beh, insomma, voglio dire, ecco, tornando a Chernobyl, loro hanno visto anche questo. Cosa potrebbero dire se potessero, come dire, aprire una comunicazione, con noi? Ma sai, Antonello, noi abbiamo libero arbitrio e quindi, però attenzione perché, loro mo stanno monitorando il pianeta. Questo l'ho detto in tante conferenze, non è una novità assolutamente. Io ricordo anche un documento molto importante che parla di questa tematica su pianetaogtv.net. Basta, cliccare sul video che è sotto l'orologio nella home page a taglio primo e lì, insomma, potete vedere di che calibro è quella informazione, quindi quel documento, perché di fatto è un documento. Allora, cosa potrebbero dire vedendo noi che realizziamo un'energia che ci potrebbe praticamente annientare tutti, anzi non solo, ma anche il pianeta lo potrebbe fare esplodere, perché a Chernobyl è successo che per fortuna non è andato nel peggio, perché altrimenti, questo me lo diceva anche un reportagista della, ora in pensione, della TV svizzera italiana, che l'avevo intervistato nel 2010 a Porto Gruaro in occasione delle giornate di Litigamenti, mi diceva che potrebbe essere successo anche di molto peggio, la stessa Europa sarebbe stata inabitabile, quindi non ci rendiamo nemmeno conto cosa abbiamo rischiato, per non parlare poi più recentemente di Fukushima. Fukushima. Esatto, Ugo, esattamente. Allora, un extraterrestre cosa potrebbe dire? Proviamo un po' a vedere, andando per logica, senso di logica. Ecco, allora, intanto potremmo dare un titolo a questa cosa. La morte cantò vittoria quel giorno. Eh sì. Dunque, un extraterrestre potrebbe dire questo. Oggi sul vostro mondo la situazione è uguale o peggiore dei tempi di Chernobyl. Il pericolo nucleare incombe su tutta l'umanità, il pericolo di una guerra nucleare o lo scoppio delle centinaia di ordigni nucleari in possesso delle grandi potenze incombono come una spada di Damocle sui 7 miliardi di cittadini del vostro mondo. Noi alieni e noi fratelli che vivono in mezzo a voi non possiamo fare altro che pregare e aspettare che la giustizia di Dio si manifesti sul vostro pianeta per mettere le cose al giusto posto e salvare la Terra. Quindi qui c'è un messaggio molto, molto fine, molto interessante, perché se fossimo nei panni di loro, diremmo questo. Diremmo che la Terra deve essere come cellula, una delle tante cellule dell'universo, i pianeti sono tantissimi, okay? Deve essere salvata. Ma è l'uomo maledetto che ha distrutto tutto, che ha distrutto la vita, che ha distrutto la natura, che ha inquinato i mari, che ha distrutto gli animali. Mi viene in mente la vivisezione. La vivisezione mi viene in mente, che mi La vengono. distruzione dell'habitat, Massimo. La distruzione, l'ho detto prima, infatti, la natura dell'habitat, per poi zoomare, no, sto zoomando in qualche particolare, mi viene in mente la distruzione degli animali con la vivisezione, che non serve a niente, questo è stato detto, dimostrato in tante lingue. E ancora oggi, aspetta, dimenticavo, la distruzione dei propri figli, si va a bombardare addosso alle case, addosso agli ospedali. Save the children mi viene in mente, save the children mi viene in mente. Questi signori qua sono malati di mente. Questi signori alla fin fine
fanno i propri interessi a scapito di tutta la gente poveraccia che lavora dalla mattina alla sera, distruggendo i propri figli, distruggendo loro, distruggendo l'habitat perfetto. E ritorniamo al discorso di testa. Questo è il dato di fatto. Quindi, questo è quanto descriviamo con le nostre telecamere puntate verso il pianeta. E quindi, insomma, io penso che potremmo chiudere qui perché non c'è altro da dire. Questo, una sola è, cosa l'operato, questo è l'operato dell'uomo della Terra, punto. Esatto. Scusami Massimo, non ha molta attinenza con quanto dicevi, ma non voglio dimenticare di invitare i nostri ascoltatori a firmare la petizione che trovate, il cui link trovate sul sito di antimafia2000.com, la petizione che chiede di non archiviare la verità sulla morte di Attilio Manca, il giovane urologo del quale tante volte abbiamo parlato durante le nostre trasmissioni, vero Aaron, anche con Lorenzo Baldo, che è l'autore del libro La mafia ordina suicidate Attilio Manca, edizioni Imprimatur. Aaron, vuoi dire qualcosa in merito? Io voglio soltanto dire ai nostri ascoltatori che è possibile firmare questa petizione che chiede che non venga archiviata non venga archiviato il processo che è in piedi ancora sull'omicidio di Attilio Manca. È stata condannata la donna accusata di aver ceduto la droga al giovane urologo, e quindi per la procura di Viterbo, Aaron, il processo è chiuso. La stessa cosa non accade a Roma, dove c'è ancora in piedi un processo per omicidio contro ignoti, giusto? Non riesco purtroppo ad aprire il link, volevo dare maggiori informazioni più decise, più precise. Su change.org, il nostro sito www.antimafia2000, ecco. Si trova, oppure su change.org e si trova la petizione. C'è poco da aggiungere, credo che sia una questione di diritto, di giustizia, di verità, far sì che non venga archiviato questo caso che assolutamente grida giustizia per un ragazzo che poteva essere chiunque. Cioè, lui ha avuto questo a Provenzano probabilmente serviva un urologo e quindi è stato scelto Manca, e quindi non c'è più Manca. Se serviva un giornalista magari venivano da me e poi dopo, cioè, siamo tutti quanti Manca, e quindi dobbiamo metterci nei panni di questa famiglia, dobbiamo far sì che insomma possa avere anche lei un minimo di giustizia. Certo, quindi ascoltatori, io vi invito caldamente a firmare questa petizione. È un atto doveroso nei confronti di una famiglia che con tanta dignità davvero sta sopportando un dolore che molti conoscono purtroppo, e quindi è giusto che venga fatta giustizia nei confronti di un ragazzo sul quale tanto si è detto, troppo si è detto, troppo si è sparlato. La verità su Attilio Manca deve venire fuori, assolutamente. Bene, sono le 23:04. Io ringrazio. Vabbè, guarda, Antonella, è chiaro, sì, lampante, che lì ci sono tante anomalie che merita proprio un approfondimento. Ma assolutamente. Meritano delle indagini ben approfondite, non c'è dubbio alcuno. Assolutamente. Bene, ringraziamo tutti gli ascoltatori per averci seguiti sino a quest'ora tarda. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 18:30 per la prima diretta con Spazio Aperto, e alle 22 con Osservatorio Antimafia. Grazie ancora ad Aaron Pettinari, buon lavoro a te e a tutta la redazione, grazie a Rosario Moreno per la regia e grazie a Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia, ma soprattutto grazie a voi ascoltatori. Buonanotte. Buonanotte.